Grazie Presidente. Ministro, noi siamo fortemente preoccupati per la politica sull'immigrazione che sta portando avanti questo governo. Non soltanto dal punto di vista sociale, quindi l'impatto che i grandi numeri che abbiamo visto da inizio anno, ricordo, 10 volte maggiori rispetto allo scorso, ma anche per l'impatto economico che gli stessi hanno sulle casse dello Stato. Questo vuol dire distogliere risorse da interventi che riteniamo prioritari per il nostro Paese, prima di tutti quello sul lavoro e sull'affrontare la crisi occupazionale. Quindi, Ministro, le chiediamo se lei non ritenga opportuno farsi promotore di un'iniziativa al fine del riconoscimento ufficiale delle vittime della crisi economica, anche individuando le risorse all'interno di quelle destinate all'assistenza per gli extracomunitari, sulla base del principio di dare priorità ai cittadini del nostro Paese. Grazie. Grazie, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Poletti ha facoltà di rispondere, prego. Grazie onorevole Fedriga. Con il quesito si chiede appunto di valutare la tipologia e le modalità di intervento a fronte dei gravi problemi che la crisi ha scaricato sulle diverse categorie sociali del nostro Paese. A questo proposito vorrei preliminarmente chiarire alcuni aspetti messi in evidenza nell'interrogazione relativi agli interventi che il nostro Paese garantisce ai cittadini stranieri presenti nel nostro territorio. Non possiamo infatti dimenticare che ai sensi del testo unico sull'immigrazione, allo straniero comunque presente nel territorio nazionale o alla frontiera sono garantiti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme del diritto interno, dalle convenzioni internazionali e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti. Peraltro, la normativa comunitaria internazionale in materia di asilo, recepita dal legislatore nazionale, prevede la predisposizione di idonee misure di accoglienza e di assistenza per i richiedenti asilo presenti nel territorio nazionale che non dispongono di propri mezzi di sussistenza. La stessa Corte Costituzionale ha avuto modo di affermare che i diritti che la nostra Costituzione proclama inviolabili spettano ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani. Sulla base di tali premesse vorrei precisare che in un percorso che ci vede tutti impegnati a costruire un tessuto sociale più coeso e solidale non possiamo considerare in modo contrapposto tra loro diverse categorie di persone che seppure per ragioni diverse si trovano a vivere in una condizione di fragilità. In tal senso appaiono evidenti gli sforzi compiuti finora non solo da questo governo ma anche dai precedenti esecutivi di dare risposta ai diversi gruppi sociali fortemente colpiti dalla perdurante crisi economica e ciò nonostante la necessità di misurarsi, come è noto, con disponibilità di risorse finanziarie limitate. Ferma restando quindi la doverosità di questi interventi, è evidente l'impegno del Governo nella realizzazione di ogni sforzo volto a proteggere quanti hanno subito l'impatto della crisi finanziaria negli altri. Mi riferisco in primo luogo alle risorse che abbiamo destinato al finanziamento degli ammortizzatori sociali come risposta alle difficoltà del nostro tessuto occupazionale e allo sforzo di questo governo di reperire le risorse per il pagamento della cassa integrazione in deroga per tutto il 2014 e ancora alle diverse misure di salvaguardia, al momento 5 complessivamente, finora adottate per assicurare protezione alle varie platee dei lavoratori maggiormente penalizzati dalla riforma pensionistica del 2011. Analogamente potremmo citare gli aiuti alle imprese che abbiamo cercato di attivare con gli ultimi provvedimenti del nostro governo. Da ultimo vorrei ricordare che nel corso del secondo semestre del 2013 è partita in 12 città italiane con più di 250.000 abitanti la sperimentazione della cosiddetta nuova carta acquisti prevista dall'articolo 60 del decreto legge 5 del 2012. Lungo questo percorso va ricordato infine che la legge di stabilità 2014 ha destinato 40 milioni di euro per un triennio affinché questa misura sperimentale, denominata Sostegno per l'inclusione attiva, possa essere progressivamente estesa a tutto il territorio nazionale quasi quale misura nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale. Noi pensiamo che il complesso di queste misure sia quanto oggi il nostro Paese può fare e vuole fare a difesa dei cittadini che sono stati pesantemente colpiti da questa crisi. Grazie. Grazie Ministro. Ha facoltà di replicare il deputato Fedriga, prego. Ministro, forse la risposta che le hanno scritto non si rende conto dei dati reali, dei numeri reali del costo dell'immigrazione clandestina.
ma glieli voglio ricordare io, visto che il governo li tiene scientificamente nascosti. 190 milioni di euro all'anno per l'operazione Mare Nostrum, che va a prendere i clandestini e portarli sul nostro territorio. 1 miliardo e 400 milioni del costo diretto dell'immigrazione. 1 miliardo il costo base per i detenuti stranieri. Stimando poi il numero degli arrivi di quest'anno, proiettati su base annuale, e quanto il governo ha scelto di fare, ovvero di far alloggiare queste persone anche in strutture recettive da più di 100 euro al giorno, si raggiungono 4 miliardi di euro all'anno. Inoltre, la notizia fresca che il governo vuole dare 20 euro al giorno regalati ad ogni detenuto, altri 500 milioni di euro all'anno. Se sommiamo le spese sanitarie per gli immigrati, se sommiamo le spese per ricorsi e atti giudiziari, le spese per l'assistenza, le spese accessorie, si potrebbero superare tranquillamente i 10 miliardi di euro all'anno. E lei ieri è venuto in commissione lavoro a dire che non sono ancora state recepite e trovate le risorse per la cassa integrazione in deroga. Voi ancora non avete dato le coperture per gli esodati, provvedimento che avremo la prossima settimana in quest'Aula. Riteniamo inaccettabili le risposte di giustificazione che vorrebbero dire che è giusto regalare 15 euro al giorno per la tessera del telefono per i richiedenti asilo, che poi ricordiamo sono solamente meno del 10% di coloro che arrivano clandestinamente sul nostro territorio. Ministro, in questo momento servono scelte coraggiose. La Lega vuole portare avanti una scelta coraggiosa, che è una scelta di buon senso, ovvero dire con chiarezza prima la nostra gente. Grazie. Grazie.